Mare fuori, successo inarrestabile per la serie TV Rai, produttori oltre alla quarta stagione stanno lavorando anche a. Il successo di Mare fuori appare sempre più inarrestabile, la serie TV Rai, che racconta le storie di un gruppo di ragazzi reclusi nell'istituto di pena minorile di Napoli, ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori in queste prime tre stagioni e i produttori. Forti dei risultati ottenuti in questi anni, sono pronti a tornare con tante nuove sorprese che sicuramente faranno la gioia dei fan. La terza stagione della serie si è chiusa con il mistero che avvolge Rosa Ricci, Carmine Di Salvo e Don Salvatore. Nella scena finale, infatti, si sente un colpo di pistola ma non si sa chi ha sparato, se ci sono stati feriti e cos'è successo dopo. Il mistero verrà svelato, ovviamente. Nella quarta stagione di Mare Fuori, le cui riprese inizieranno a breve a Napoli. Ma la storia non si fermerà con la quarta stagione, i produttori, infatti, stanno già lavorando alla quinta e alla sesta stagione della serie e le sorprese non sono finite qui. I produttori stanno anche lavorando per portare in scena un musical ispirato alle vicende dei ragazzi e al fenomeno che è diventato Mare Fuori e presto arriverà anche un film spin-off sui detenuti dell'IPM. Inoltre, dopo aver raggiunto oltre 105 milioni di visualizzazioni su Rai Play, la terza stagione della serie arriverà a settembre anche su Netflix, dove sono già disponibili le prime due stagioni, che a distanza di circa un anno dal debutto risultano ancora in top 10. Mare Fuori è stata venduta in diversi paesi, tra cui Australia, paesi scandinavi, paesi dell'Est Europa, Israele, Germania e Francia. Per quanto riguarda luoghi scelti come papabili sostituti per i vari remake, al momento sono Cadice per la Spagna, Marsiglia per la Francia e Amburgo per la Germania.